La gioia per il nostro fratello Orazio trovarsi qui, la gioia anche per noi di trovarci un'altra volta a Monbercelli insieme sotto lo sguardo del Signore. E così ci disponiamo ad ascoltare la parola del Signore. Intanto vogliamo anche darvi il saluto di molti fratelli e sorelle che abbiamo incontrato nel nostro viaggio. Tutti dicono sempre: salutate i fratelli che incontrate. Vi leggo solo i nomi delle località dove sono le assemblee che abbiamo visitate. Allora, Sarzana e Luni, poi quelli di Levanto, quelli di Castino, quelli di Genova Pegli, poi di Castagnole, di Alessandria, di Savona, di Legnano, di Gorgonzola, di Voghera, di Tortona e di Rivalta, e ancora stamattina quelli di Castino. Così abbiatevi i saluti dei fratelli di queste località. Me siento muy honrado, queridos hermanos, de estar otra vez aquí en Monbercelli. Mi sento molto onorato, cari fratelli, di trovarmi un'altra volta qui con voi a Monbercelli. Les traigo el saludo de la Argentina y de muchos hermanos italianos de allá. Vi porto il saluto dei fratelli dell'Argentina e di molti italiani che sono là. Quiero pedir la oración de ustedes porque la situación económica argentina es muy grave. Voglio anche chiedere la vostra intercessione, la preghiera presso il Padre per la situazione in cui si trova l'Argentina, una situazione economica molto grave. Y esto afecta a la obra de Dios en parte porque las ofrendas misioneras han caído sensiblemente. E questo influisce anche negativamente sull'opera missionaria perché le offerte per l'opera del Signore sono crollate, diciamo così, molto sensibilmente. Y además porque no todos los hermanos pueden venir el domingo por la mañana y por la tarde porque no pueden pagar el costo del trasporto. E anche per il fatto che non tutti i fratelli e sorelle possono concorrere alla domenica due volte e andare all'adunanza perché se pagano una volta l'omnibus non possono pagarlo una seconda volta. Questo vi dice in che condizioni è l'Argentina economicamente. Vamos a leer ahora en Éxodo capítulo 30, por favor. Adesso vogliamo leggere in Esodo al capitolo 30, per piacere. Il verso 7. Esodo 30, versetto 7, dove dice così: e faccia a Aronne profumo di aromati sopra esso, faccia quel profumo ogni mattina quando egli avrà acconce le lampade. Evangelio según Juan capítulo 3, verso 35. Andiamo per piacere adesso nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, al versetto 35, dove dice: il Padre ama il figliuolo e gli ha dato ogni cosa in mano. E ora Apocalisse, capitolo 1. E adesso andiamo nel capitolo 1 del libro di Apocalisse. Cominciando nel verso 19 e seguendo al capitolo 2 hasta il versículo 7. Cominciamo quindi al versetto 19 del primo capitolo di Apocalisse e leggeremo fino al versetto 7 del capitolo seguente. Apocalisse 1, versetti 19 e 20, dice: scrivi dunque le cose che tu hai vedute e quelle che sono e quelle che saranno da ora innanzi. Il misterio delle sette stelle che tu hai vedute sopra la mia destra è quello dei sette candelieri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelieri che tu hai veduti sono le sette chiese. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che ha le sette stelle nella sua destra, il quale cammina in mezzo ai sette candelieri d'oro. Io conosco le opere tue, e la tua fatica e la tua sofferenza, e che tu non puoi sopportare i malvagi, ed hai provati coloro che si dicono essere apostoli e non lo sono, e li hai provati mendaci, ed hai portato il carico, e hai sofferenza, e hai faticato per il mio nome, e non ti sei stancato. Ma io contro a te questo, che tu hai lasciato la tua primiera carità. Ricordati dunque dove tu sei scaduto, e ravvediti, e fa le primiere opere, se no tosto verrò a te, e rimuoverò il tuo candeliere dal suo luogo, se tu non ti ravvedi. Ma tu hai questo, che tu odi le opere dei Nicolaiti, le quali odio io ancora. Chi ha orecchio, ascolti
ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò a mangiare dell'albero della vita che è in mezzo del paradiso dell'Iddio mio. Il tema che quiero trattare esta tarde è la carta del Signore a Efeso. Il tema che vorrei trattare questo pomeriggio è il tema della lettera del Signore inviata alla chiesa di Efeso. Non è la carta di Pablo, sino la del Signore che abbiamo letto. Non è la lettera di Paolo agli Efesi, ma è la lettera che il Signore ha inviato a Efeso, è appunto quella che abbiamo letto ora, breve lettera. Il libro di Apocalisse si divide in tre parti, se una aparece in Apocalisse 1:19 che abbiamo letto. Il libro di Apocalisse si divide in tre parti ben distinte, secondo ciò che abbiamo visto in Apocalisse 1, versetto 19. Primero las cosas que has visto. Prima di tutto, il Signore dice, scrivi le cose che hai vedute. Es la visión del Señor que aparece en el capítulo primero. E si tratta della visione del Signore che appare appunto nel primo capitolo. En segundo lugar están las cosas que son, representan las cosas que ocurren en la dispensación actual. In secondo luogo si tratta di descrivere le cose che sono, che riguardano la dispensazione attuale della Chiesa. Y esto cubre las siete cartas. E questo è contenuto nelle sette lettere mandate alle sette chiese. Y en tercer lugar están las cosas que han de ser después de estas que comienzan en el capítulo 4. E dopo queste cose che sono presenti della chiesa, comincia dal capitolo 4 a descrivere le cose che devono essere dopo la storia della chiesa in questo mondo. Las asambleas sostienen que las cartas tienen un carácter profético. Le assemblee nostre sostengono che le sette lettere hanno un carattere profetico. Dan la historia espiritual, infatti ci descrivono la storia spirituale consecutiva y progresiva de la cristiandad periodo tras periodo. Consecutiva e progressiva della storia della cristianità nominale, periodo dopo periodo storico. No tenemos tiempo de dar todos los fundamentos que existen para esta interpretación profética. Non abbiamo il tempo per poter dare tutti i fondamenti, tutti i motivi per cui è giustificata questa interpretazione profetica delle sette lettere. Las siete iglesias de Apocalipsis capítulos 2 y 3 eran iglesias reales. Le sette chiese dell'Apocalisse capitoli 2 e 3 erano delle assemblee reali che vivevano. El mensaje fue entonces primero de aplicación a esas mismas. E il messaggio quindi prima di tutto era di applicazione diretta a ciascuna di queste chiese. Pero todo el libro de Apocalipsis es una profecía y Juan se expresa en lenguaje simbólico. Ma tutto il libro di Apocalisse è tutta una profezia e quindi Giovanni si esprime attraverso tutto il libro in una forma profetica, simbolica. Se tutto il libro è profetico, come non lo vanno a essere questi due capitoli? E perciò se tutto il libro è profetico, come è possibile che questi due capitoli, secondo e terzo, non lo siano? Hay otros argumentos que dar. Ci sono anche altri argomenti che appoggiano il carattere profetico di questi due capitoli. Yo he identificado 8 argumentos. Io ne ho identificati perlomeno 8 argomenti che dimostrano che le sette lettere hanno anche un carattere profetico. Y uno de esos argumentos es que existe cierta relación. E uno di questi argomenti è che esistono certe relazioni entre estas siete cartas y las siete parábolas de Mateo capítulo 3. Fra queste sette lettere e le sette parabole che noi troviamo in Matteo 13, che hanno anch'esse un carattere profetico. Se algún hermano después de la reunión quiere conversar sobre esto, lo podemos hacer. E se qualche fratello dopo la nostra riunione vorrà conversare su questo argomento, nel quale non possiamo approfondirci, con molto piacere lo ascolteremo. La referencia che si hace aquí a las iglesias en Asia no es al continente asiático. Le referenze che sono fatte qui alle sette chiese che sono in Asia non è un riferimento al continente asiatico, sino alla che entonces era la Asia proconsular dell'Impero Romano. Ma sono riferimenti fatti a quella zona che era chiamata in quel tempo l'Asia proconsolare dell'Impero Romano. Dell'Impero Romano. E che corrisponde all'attuale Turchia. E che corrispondono appunto all'attuale nazione della Turchia. Las siete cartas tienen elementos comunes entre sí. Le sette lettere hanno degli elementi comuni fra loro. Hay la presentación del Señor. C'è la presentazione del Signore, per esempio. Está el estado de la iglesia. C'è anche lo stato spirituale di ogni chiesa. Está el peligro de la iglesia. C'è il pericolo che ogni chiesa ha.
hay el consejo y en casi todos los casos la reprensión del Señor. C'è il consiglio del Signore a loro riguardo e quasi in tutti i casi anche la riprensione del Signore. Con eccezione di due iglesie. Ad eccezione di due sole chiese che non hanno riprensioni. E finalmente sta la promessa del Signore. E finalmente in ogni lettera c'è sempre la promessa del Signore. Comencemos con la presentación del Señor. Cominciamo adesso con la presentazione del Signore. La carta si dirige all'angelo della iglesia e por su intermedio all'assemblea misma de Éfeso. La lettera di Efeso si dirige prima di tutto all'angelo dell'assemblea e poi si dirige per questo a tutta l'assemblea. Cristo si presenta a Efeso come il che tiene le sette stelle in sua mano destra. E il Signore Gesù Cristo si presenta alla chiesa di Efeso come colui che ha nella sua mano destra le sette stelle delle sette chiese. E además come il che anda in mezzo dei candelieri d'oro. E si presenta anche come colui che cammina in mezzo ai candelieri d'oro. La carta è dirigita all'angelo della Chiesa. Ripeto che la lettera è diretta all'angelo della Chiesa. Il vocabolo angelo è il greco angelos, che significa mensajero. Ebbene, la parola angelo è l'antica parola greca angelo, che vuol dire messaggero. Il vocabolo angelos non allude qui alla naturaleza de los seres, sino al suo ufficio. La parola angelo qui non si riferisce alla natura angelica dell'angelo, ma piuttosto al ministerio dell'angelo, il compito che ha. Non si tratta di supuesti angeli guardiani di cada iglesia. Non si tratta affatto di angeli protettori di ogni chiesa. Perché ese concepto es extraño a la scrittura. Perché questo concetto è completamente estraneo alle scritture. Non tendría sentido che Juan hubiera scritto una carta a seres angelicali. Non avrebbe alcun senso pensare che il Signore Gesù avesse scritto una lettera ad esseri angelici. Más verosímil parece la idea, bastante aceptada. Ma la cosa più fattibile o possibile è l'idea che molti hanno accettato. Che si tratta de los pastores de la iglesia. Che si tratta invece dei ministri dell'assemblea, gli anziani, i pastori. El ángel, el mensajero de la iglesia. L'angelo, il messaggero dell'assemblea, rappresentaría sì el conjunto del ministerio de esa asamblea. Rappresenterebbe in questa maniera l'insieme del ministerio che viene svolto da vari fratelli in ogni assemblea. Representa aquellos que el Señor utiliza para comunicar su voluntad en el ministerio. E cioè rappresenterebbe coloro che il Signore utilizza per presentare all'assemblea la sua volontà. Lo che è importante è distinguere in questo linguaggio simbolico. Ciò che è molto importante è distinguere in questo linguaggio simbolico. Qual è la funzione delle stelle e qual è la funzione dei candelieri? Qual è la funzione delle stelle e qual è la funzione dei candelieri? La funzione di ambos consiste in diffondere luce. Ebbene, la funzione di entrambe le cose è diffondere la luce. E qui abbiamo, querido hermano, una prima riflessione che hacer. E qui noi, cari fratelli, abbiamo da fare una prima riflessione. Así el Señor de la Iglesia concibe a cada asamblea. È così che il Signore concepisce ogni assemblea. Las asambleas locales tienen que ser centros de difusión de doctrina bíblica. Le assemblee locali devono essere un centro di diffusione di dottrina biblica. Esta es una función esencial de cada asamblea. Questa è una delle funzioni essenziali di ogni assemblea locale. Ser portadora de luz en medio de la actual confusión doctrinal. Ogni assemblea deve essere una portatrice di luce in mezzo alla grande confusione dottrinale che ci circonda. La luce è una referenza all'elemento dottrinale della insegnanza in la Iglesia. La luce è un riferimento a quello che è l'insegnamento dottrinale che deve essere svolto nell'assemblea. Come si presenta il Signore ante questa prima assemblea? Come si presenta dunque il Signore di fronte a questa prima assemblea di Efeso? Come il che tiene le sette stelle in sua destra. Dice qui che lui si presenta come colui che ha nella sua destra le sette stelle. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este aspecto? E allora qual è il messaggio di questo aspetto che il Signore assume qui? Aquí está el primer peligro para esa iglesia. Ebbene, qui c'è nascosto il primo pericolo per questa chiesa di Efeso. El primer peligro es sacar el ministerio de las manos
del Signore. Ebbene, il primo pericolo per quella chiesa e per tutte le chiese è quello di togliere il ministero dalle mani del Signore che lo dà. Este punto che si vislumbra in Efeso, e questo punto che si vede ben chiaramente apparire in Efeso al fin del primo siglo dell'Iglesia cristiana, alla fine del primo secolo della Chiesa cristiana, vino a essere un grave problema después. È divenuto in seguito un grave problema nelle chiese. La ordenación de ministros hecha por los hombres, l'ordinazione dei ministri fatta dagli uomini, fue una calamità per la Iglesia, e lo è todavía hoy. È stata una calamità per le chiese e lo è tutt'oggi. ¿Cuál es el estado de la Iglesia? Qual è lo stato di questa chiesa? Como el Señor la ve. Come il Signore la vedeva. Él menciona tres cosas. Egli menziona tre cose. Sus obras, su trabajo y su paciencia. Parla dell'opera di questa chiesa, del suo lavoro e anche della pazienza che questa chiesa aveva. Quando si riferisce alle opere, parla di una tarea diligente. E quando si riferisce alle opere, si tratta di un compito diligente. El trabajo es agobiante. Il lavoro stanca. Y en cuanto a la paciencia, e in quanto alla pazienza di questa chiesa, la mejor traducción del original es que ella resistía firmemente, soportaba con perseveranza. Ebbene, la traduzione di questa parola, che è tradotta pazienza, il miglior significato originale è che questa chiesa sopportava con perseveranza il peso. Enseguida viene la reprensión y el consejo del Señor. E subito dopo noi troviamo che viene avanti la riprensione e il consiglio del Signore. La reprensión es: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. E la riprensione consiste in questa frase: ma io ho contro a te questo, che tu hai lasciato la tua primiera carità. Esto lo veremo después. Miremos brevemente ahora el consejo. E questo lo vedremo fra poco, ma guardiamo brevemente adesso qual è il consiglio del Signore Gesù alla chiesa di Efeso. En el consejo hay también tres pasos. Anche nel consiglio ci sono tre punti o tre passi da fare. El primero es recuerda. Il primo è ricordati. Es una exhortación para que tengan en cuenta cuál era su primer estado. È una esortazione affinché essi ricordino quale era stato il loro primo stato spirituale. El vocablo está en la forma imperativa. Continúa recordando. E il vocabolo si trova nell'originale nella forma imperativa e quindi vorrebbe dire continuamente dobbiamo continuamente ricordare. El segundo vocablo es arrepiente. E il secondo vocabolo è pentiti, ravvediti. Siento mucho que no tenemos tiempo de estudiar este gran concepto de la Biblia, el arrepentimiento. E mi dispiace che non possiamo studiare questo grande concetto che c'è nella Bibbia, quello del pentimento o del ravvedimento. Cristo hace una apelación para que haya un cambio inmediato de actitud. Ebbene, in questo caso del pentimento, il Signore Gesù Cristo fa un appello perché si operi subito un cambiamento. Antes de que sea demasiado tarde y que él tenga que desplazar el candelero. Prima che sia troppo tardi e che lui sia poi costretto a togliere via il candeliere, la testimonianza. El tercer paso es haz las primeras obras. E il terzo passo di questa riprensione del Signore è fa le primiere opere. El arrepentimiento no constituye una transacción para volver al pecado. Il pentimento non costituisce una transazione di pentirsi, piangere un momento, poi ritornare a peccare, non è questo il pentimento. Consiste in volver a las primeras obras. Ma consiste invece nel ritornare a fare le primiere opere che erano secondo i Dio. Pasemos ahora a la cuestión central, la reprensión del Señor. Passiamo ora a quella che è la questione centrale, cioè la riprensione del nostro Signore. Aquí hay un nuevo peligro para la Iglesia. Ebbene, qui è rivelato piuttosto un nuovo pericolo per la Chiesa. La reprensione è breve e si concreta in una frase memorabile. La riprensione è breve e si concretizza in una frase che deve essere memorabile. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ho contro a te questo, che tu hai lasciato il tuo primo amore, la prima carità. Che è il primo amore? Cos'è il primo amore? Aquí llegamos, hermanos, al corazón de la carta del Señor a Efeso. Ebbene, qui, cari fratelli, noi arriviamo a quello che è il cuore proprio di questa lettera del Signore alla Chiesa di Efeso. No vamos a aplicar imaginación, porque la imaginación está siempre de más
quando si tratta di interpretare la scrittura. Non andiamo ad applicare qualche nostra immaginazione, perché la immaginazione è sempre di troppo quando cerchiamo di spiegare la scrittura. E sto convinto che un concetto tan importante non può faltare nella Sagrada Scrittura. E io sono convinto che un concetto così importante non può mancare di essere spiegato nella scrittura. Entonces he pedido al Señor que él me orientara en la escritura para entender qué es el primer amor. Allora io ho chiesto al Signore che mi orientasse attraverso la scrittura per sapere cosa voleva dire con questa espressione, il primo amore. Venga conmigo a Jeremías capítulo 2. Venite per favore con me a vedere il profeta Geremia nel capitolo 2. E versetto 2, Geremia 2, 2. Va e grida agli orecchi di Gerusalemme dicendo, così ha detto il Signore, io mi ricordo di te, della benignità che io usai verso te nella tua giovinezza, dell'amore che io ti portavo nel tempo delle tue sposalizie, quando tu camminavi dietro a me per il deserto, per una terra non seminata. Aquí tenemos la primera analogía para entender qué es el primer amor. Qui abbiamo quella che si può chiamare la prima analogia che ci aiuta a comprendere cosa significa il primo amore. El lenguaje es poético, pero es mucho más que profecía, porque aquí hay un drama. Il linguaggio è veramente poetico, ma è molto più che poetico perché qui si tratta di un vero dramma. El punto importante es que cuando Israel como nación andaba por el desierto. Il punto importante è che quando Israele come nazione camminava dietro al Signore attraverso il deserto, dependía totalmente de Dios. Dipendeva unicamente e totalmente da Dio. Y el Señor no tenía rivales en el afecto de su pueblo. E il Signore non aveva alcun rivale nell'affetto che il popolo aveva per lui. La scrittura presenta qui un punto molto importante. E la scrittura ci presenta qui un punto che è molto importante. Dio soffre di non essere amato. Dio soffre quando si sa non amato da noi. El Señor sufre de no ser amado en Éfeso. E il Signore soffre di non essere amato dalla chiesa di Efeso. En Jeremia Dios menciona que aquella fidelidad inicial. Il Signore in Geremia menziona che quella fedeltà iniziale occurría en tierra no sembrada. Accadeva o si sviluppava in una terra non seminata. Pero cuando llegaron a Canaán se olvidaron de todo. Ma quando arrivarono alla terra promessa a Canaan si dimenticarono di tutto. ¿Qué es lo que olvidaron? Cos'è che gli ebrei dimenticarono? Olvidaron un pasado dependiente. Dimenticarono un passato in cui erano dipendenti. Aquí está el secreto. Qui c'è il segreto. Por ser un pasado de dependencia de Dios en todo. Perché fosse un passato di dipendenza da Dio in tutte le cose. Aquel fue un pasado glorioso. Ebbene, quello fu proprio un passato di gloria o glorioso. A mio entender, este es un punto definitivo para captar el mensaje del Señor a Éfeso. A mio modo di vedere, questo è un punto di riferimento per poter capire quello che il Signore dice appunto alla chiesa di Efeso. Si cada uno de nosotros mira hacia atrás, se ognuno di noi guarda dietro di sé al proprio passato, cada uno recordará que hubo periodos de dolor, de crisis y de dependencia extrema de Dios. Ognuno di noi potrà ricordare che c'è stati dei periodi di crisi e di dipendenza diretta da Dio. Y de dependencia extrema. In cui dovevamo dipendere strettamente, unicamente da Dio. Estos periodos de dependencia de Dios en todo son periodos gloriosos. Ebbene, questi periodi di dipendenza totale, stretta da Dio, sono sempre periodi gloriosi. ¿Cuál es nuestra experiencia hoy? E allora domandiamoci, qual è la nostra esperienza adesso, oggi? Estoy yo dependiendo en todo del Señor. Sto io dipendendo adesso in tutte le cose solo dal Signore? O yo tengo la costumbre de maniobrar para imponer mi opinión. Oppure ho preso l'abitudine di manovrare le cose per imporre la mia opinione? ¿Cómo sabemos que el lenguaje de Jeremia se refiere al primer amor? Come sappiamo allora che il linguaggio di Geremia si riferisce a quello che la Bibbia chiama qui il primo amore? Por las palabras que Dios pronuncia. Per mezzo delle parole che Dio stesso pronuncia. La fidelità di tua juventù.
Quando dice la fedeltà della tua gioventù, rivolgendosi ad Israele. E l'amore del tuo desposorio. E l'amore che avevi quando eri la mia sposa. Quando andavas in pos de mí. E quando venivi dietro a me, dietro ai miei passi. De modo che qui in Geremia 2 tenemos un primer enfoque. Di modo che qui in Geremia 2 abbiamo il primo obiettivo a questo riguardo. Che nos permette acercarnos al concetto del primer amor. Che ci permette di avvicinarci a quello che è il vero concetto del primo amore per il Signore. Por lo tanto, para nosotros hay aquí dos reflexiones. Per cui qui ci sono perlomeno due riflessioni che possiamo e che dobbiamo fare. El tiempo pasado en dependencia de Dios en todo es un tiempo glorioso. Il tempo passato nella dipendenza totale da Dio è stato un tempo glorioso. ¿Y cuál es la segunda reflexión? E qual è allora la seconda riflessione? Que este periodo glorioso puede ser interrumpido por un ídolo. Che questo tempo glorioso purtroppo può essere interrotto da qualche idolo. Si surge un idolo, la dependencia se corta. Se sorge un idolo nella nostra vita, la dipendenza da Dio si spezza. E l'idolo è idolo perché occupa il lugar de Dios en el corazón. E l'idolo è idolo proprio perché occupa nel cuore nostro il posto che spetta solo a Dio. La seconda analogia la encontramos en la carta de Pablo a los Efesios. La seconda analogia a riguardo del primer amore la troviamo nella lettera di Paolo agli Efesi, capitolo 5, i versi 25 al 27, nei versetti da 25 a 27. Este pasaje se suele leer en los días de casamiento. Questo passaggio sappiamo che abbiamo l'abitudine di leggerlo nei giorni in cui c'è qualche festa di nozze. Dice così: mariti, amate le vostre mogli come ancora Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, affinché la santificasse, avendola purgata col lavacro dell'acqua, nella virtù della parola, per far comparire essa Chiesa davanti a sé, gloriosa, non avendo macchia, né crespa, né cosa alcuna tale, ma a ciò che fosse santa ed irreprensibile. También este pasaje tiene una relación estrecha con la carta del Señor en Apocalipsis. Anche questo passaggio ha una stretta relazione con questa prima lettera del Signore alle chiese di Apocalisse. Pablo hace una exhortación que consiste en que los maridos creyentes amen a sus mujeres. Paolo fa un'esortazione che consiste nel dire che i mariti amino le loro mogli come Cristo ha amato la Chiesa. La exhortación no se hace en el vacío. E la esortazione non si fa nel vuoto. La exhortación se fundamenta siempre en la doctrina. La esortazione ha sempre come fondamento la dottrina. Porque el marido cristiano tiene que amar como Cristo amó a la iglesia. Perché il marito cristiano deve amare la sposa come Cristo ha amato la Chiesa. Este amor se caracteriza por ser como el de Cristo. E questo amore si caratterizza per il fatto che deve modellarsi come quello di Cristo, che è un amor sacrificial, che è un amore che si sacrifica. Es decir, que no se trata de un sentimentalismo pasajero. E questo vuol dire che non si tratta solo di un sentimentalismo passeggero, sino che impulsa al che ama, ma che è un qualcosa che spinge la persona che ama. A che lo impulsa? A che cosa lo spinge a fare? A dar sus bienes, a dar su tiempo, pero fundamentalmente a darse a sí mismo. Ebbene, questo amore lo spinge a dare i suoi beni, a dare il suo tempo, ma soprattutto lo spinge a dare se stesso. Paolo non ha terminato il suo argomento. E Paolo non ha terminato il suo argomento. Perché ha altra riflessione. Perché fa qualche altra riflessione. Perché añade che l'amore di Cristo, che è sacrificiale. Perché aggiunge subito che l'amore di Cristo, che è un amore che si sacrifica. È per la purificazione della Chiesa, per presentarsela in aquel gran día. È per la purificazione della Chiesa che egli deve presentare pura in quel gran giorno. Este, hermano querido, es el segundo enfoque. E questo, cari fratelli, è il secondo obiettivo che nos permette approximarnos para entender que es el primer amor. Che ci permette di avvicinarci per poter comprendere cosa significa questa frase: il tuo primiero amore. La reflexión aquí la formulo en forma de pregunta. E la riflessione qui voglio formularla in forma di domanda. Si el Señor ha comprado y ha santificado a la iglesia. Se il Signore ha comperato e ha santificato la Chiesa. Al prezzo dell'entrega di sí mismo. Al prezzo del dono di se stesso. Potrà accettare él quando dirige la carta a Efeso. Potrà lui accettare quando sta dirigendo appunto la sua lettera agli Efesi.
Un amor hacia él que implique menos que una entrega total. Un amore verso di lui che includa molto meno di quello che sarebbe una consacrazione totale. El tercer pasaje analógico aparece en la segunda carta a los Corintios. Il terzo passaggio analogico la troviamo in Seconda Corinti capitolo 11. I versículos 2 y 3. Seconda Corinti 11 versetti 2 e 3, dove dice qui: con ciò sia che io sia geloso di voi di una gelosia di Dio, perché io vi ho sposati ad un marito per presentare una casta vergine a Cristo. Ma io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora che le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che deve essere in verso Cristo. E ora il verso 13. E adesso andiamo a vedere il versetto 13 ancora. Dice: perché tali falsi apostoli sono operai frodolenti, trasformandosi in apostoli di Cristo. Pablo declara in altro lugar che él había engendrado a los corintios por el evangelio. Paolo dichiara in un altro luogo che egli aveva, per così dire, generato i Corinti per mezzo dell'Evangelo. Sintiéndose con derechos como de padre, e sentendosi in questo modo con dei diritti come li avrebbe un padre, l'apostolo procede según la costumbre de entonces en el Oriente. L'apostolo procede il suo ragionamento secondo quello che era l'abitudine dei padri nell'Oriente. Quando los padres comprometían el matrimonio de su hija con un novio. Quando i padri impegnavano il matrimonio della loro figlia con un fidanzato. Así Pablo, como padre espiritual de aquellos creyentes, e così Paolo, considerandosi come un padre spirituale di quei credenti, declara aquí que los había entregado en compromiso a un marito. Dichiara qui che lui li aveva impegnati o promessi ad un marito, que es el esposo celestial, e che era lo sposo celeste, cioè Gesù Cristo. El centro de su pensamiento aquí es una virgen pura. E il centro del suo pensiero di Paolo è quello di una vergine pura. Y después habla de un solo esposo. E poi parla di un solo unico sposo. Estos son los dos enfasis. Queste sono le due enfasi che Paolo mette. Una virgen pura y un solo esposo. Una vergine pura e un solo sposo. La relación matrimonial es exclusiva y excluyente. La relazione matrimoniale è esclusiva ed escludente. Así Dios espera del creyente una lealtad exclusiva a Cristo. Ed è così che Dio spera in una lealtà del credente che sia proprio una realtà esclusiva, un amore esclusivo. Por lo tanto vemos que el lenguaje bíblico, tanto nell'Antico come nel Nuovo Testamento, e intanto noi vediamo che il linguaggio biblico, tanto nell'Antico come nel Nuovo Testamento, utilizza la figura del matrimonio. Utilizza la figura del matrimonio. Para subrayar que la relación que el creyente tiene con Cristo, per sottolineare che la relazione che il credente ha con Cristo, es una relación sagrada. È una relazione sacra. Por lo tanto, esta carta de Pablo arroja más luz sobre el concepto primer amor. Perciò questa lettera di Paolo porta maggiore luce sopra questo nostro concetto, quello del primiero amore. Le voy a dar una definición que yo he encontrado sobre el primer amor. Voglio darvi una definizione che io ho trovato a riguardo di questo primiero o primo amore. Yo creo firmemente que casi ningún concepto de la Biblia se puede definir de una sola manera. Io credo fermamente che nessun concetto della Bibbia si può definire in una sola maniera. Le voy a dar un ejemplo, la iglesia. Voglio darvi un esempio, la chiesa. ¿Cómo se puede definir a la iglesia? Come si può definire la chiesa? Uno puede decir que es el cuerpo de Cristo y está bien. Uno può dire, ad esempio, è il corpo di Cristo e questo sta bene, è verità. Pero también la iglesia es la esposa de Cristo y eso también la define. Però si può anche dire la chiesa è la sposa di Cristo, anche questo è una verità. Es un edificio, es una famiglia. Si può dire anche che la chiesa è come un edificio o come una famiglia, anche queste sono figure vere. Lo que quiero decir es que hay varias definiciones del primer amor y ahora le voy a dar una. Quello che voglio dire è che anche per il primo amore ci sono varie definizioni e io voglio darvene una. El primer amor es aquello que conduce a una persona al matrimonio.
Il primo amore è quello che conduce una persona al matrimonio. E poi vedremo altre definizioni ancora. Se caratterizza perché in ese caso la persona lo deja todo. Si caratterizza questo amore per il fatto che una persona lascia tutto. E nella relazione naturale deja su casa, sus padres y sus amistades para seguir al ser que ama. E nelle relazioni naturali lui lascia la propria casa, i suoi cari per seguire la persona che ama. En este caso, questo, spirituale, e in questo caso, cioè dal lato spirituale, el creyente lo deja todo para seguir al que lo dio todo. Il credente lascia tutto per poter seguire colui che ha dato tutto. Al che si entregò interamente sin reservar nada. Cioè colui che ha dato se stesso completamente senza riservare nulla per sé, Cristo. Hasta aquí el argumento de Pablo es muy hermoso. Fino a questo punto l'argomento di Paolo è molto bello. Pero de inmediato aparece algo muy triste. Ma immediatamente nel pensiero di Paolo apparisce una cosa molto triste. Che también nos ayuda a entender el pasaje del Señor a Efeso. Che però ci aiuta anche questa parte a comprendere bene il messaggio che il Signore manda alla chiesa di Efeso. Temo, dice Pablo, temo che come la serpiente con sua angustia ingannò a Eva. Paolo dice, io temo però che come il serpente con le sue astuzie ha ingannato Eva, e il versetto 3 dove dice, ma io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così che anche le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che deve essere verso Cristo. Pablo quiere señalar la fuente de todo engaño, que es Satanás. Paolo vuole indicare qui la sorgente di ogni inganno. Questa sorgente si chiama Satana. Pero no lo menciona como Satanás, sino como la serpiente. Ma non lo menziona come Satana, ma lo menziona come il serpente. Perché? Perché? Porque quiere subrayar el carácter sutil y solapado. Perché vuole sottolineare il carattere sottile e nascosto e mimetizzato. Con che si presentavano i seduttori. Come si presentavano i seduttori. Chi erano questi seduttori? Chi erano questi seduttori? Los falsos profetas de Corinto. I falsi profeti che erano in Corinto. Según el texto griego, secondo il testo originale greco, lo que Pablo temía era que sus mentes pudieran ser corrompidas. Quello che Paolo temeva per questi corinti era che la mente dei corinti potesse essere corrotta. Y esto porque los corintios pudiesen escuchar. E questo poteva avvenire affinché i corinti potessero ascoltare. E questa corruzione poteva provenire, sì. Escucharan. Questa corruzione poteva essere la conseguenza del fatto che essi potevano ascoltare un'insegnanza che straviara sus mentes y sus affetti. Un insegnamento che poteva far deviare la loro mente e i loro pensieri. A che si riferisce Paolo? A che cosa si riferiva dunque l'apostolo Paolo? Non hai dubbio di che si riferisce a un'insegnanza falsa. Non c'è dubbio qui che Paolo si riferiva ad un insegnamento falso. Todo il contesto muestra che Paolo. E tutto il contesto ci mostra che l'apostolo Paolo. Tiene un interesse dottrinale e tiene un interesse in quanto alla conduzione. Ha un interesse che riguarda la dottrina e un interesse che riguarda anche la condotta dei corinti. Che lezioni traemos aquí che nos permita comprendere mejor il primer amor? Quali lezioni possiamo estrarre da questo passaggio che ci aiuti a comprendere cosa vuol dire il Signore quando parla del primo amore? Il proposito di Satanás. L'ultimo proposito consiste in sviare il corazon. Il proposito finale di Satana è quello di sviare il nostro cuore. Él no necesariamente ataca los affectos directamente. Lui non viene necessariamente ad attaccare per prima cosa gli affetti, no. Satana si occupa primero della mente, della cabeza. Satana prima di tutto si occupa della nostra testa, della nostra mente, infilare dei pensieri. Entonces, ¿cuál es la reflexión? E qual è la riflessione allora per noi? Che se il nemico consigue che in nostra assemblea la insegnanza sia confusa. Che se il nemico riesce ad ottenere che l'insegnamento che si dà nella nostra assemblea sarà un insegnamento confuso. O che sia scarsa. Oppure che l'insegnamento sia scarso, insufficiente. Entonces él logrará finalmente su objetivo el mundo. Allora egli potrà raggiungere quello che lui più di tutto desidera, cioè a sviare molti. Una vez que en la mente entran doctrinas falsas. Ebbene, una volta che una dottrina falsa comincia a penetrare nella nostra mente. Pronto los sentimientos se desvían. Presto anche i nostri sentimenti di amore si sviano. Tengo un quarto punto analogico para tratar. Ho un quarto punto analogico
che dovrei trattare. Mi parece che ora faremo un breve intervallo. Ma mi sembra che adesso sarà bene che facciamo un breve intervallo, e così avremo questo intervallo per riprendere animo.